Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno. Domenica prossima sarà il 6 agosto 2023 e celebreremo la festa della trasfigurazione del Signore. Tutti gli anni il 6 agosto si celebra la trasfigurazione del Signore, ma naturalmente la maggior parte delle volte non cade in domenica e così non la celebriamo nella liturgia domenicale. Ma quando 6 agosto cade in domenica ovviamente si celebra questa festa del Signore, appunto trattandosi di una festa del Signore, la trasfigurazione. Noi siamo abituati comunque ogni anno a proclamare nella liturgia domenicale il Vangelo della Trasfigurazione, per la precisione nella seconda domenica di Quaresima, in cui a seconda degli anni A, B e C, ecco, ascoltiamo uno di questi tre Vangeli dei sinottici sulla Trasfigurazione. Quest'anno, il 6 agosto, ascoltiamo appunto il Vangelo tratto da Matteo, capitolo 17, versetti dall'1 fino al versetto 9. Ecco, la situazione in cui si trova questo Vangelo, una situazione in cui Gesù prende con sé i suoi discepoli. Li prende con sé poco dopo che c'è stato un momento molto importante nella missione di Gesù e nella sequela dei discepoli che vanno dietro a Gesù. Ecco, c'è stata questa rivelazione di Gesù come il Cristo attraverso le parole di Pietro ispirate dal Padre, c'è stata questa consegna solenne di Gesù che afferma questo primato del servizio di Pietro all'interno della Chiesa. C'è stato questo annuncio di Gesù che deve patire, morire e risorgere. E c'è Pietro che lo rimprovera, Gesù che dice, fa presente che è necessario rinnegare se stessi, prendere la sua croce e seguirlo, che è necessario perdere la propria vita per ritrovarla. Delle rivelazioni davvero forti. Figuriamoci la situazione. Ecco, in questa situazione di grande rivelazione, ma allo stesso tempo di grande sconvolgimento nei discepoli, Gesù vuole aiutarli attraverso questa convocazione che fa di alcuni di loro, tre, nel monte, perché possano rendersi conto di qual è la pienezza del suo mistero. Ovviamente comprendere tutta la vita, la figura e la missione di Gesù è impossibile, eppure il Signore lascia che sia rivelata. Ecco, secondo la capacità anche dei discepoli, venga rivelata e venga resa comprensibile, venga resa manifesta a loro, secondo le loro possibilità, ci mancherebbe, attraverso questa rivelazione sul monte. Abbiamo bisogno di stare da soli con il Signore, abbiamo bisogno di trovare momenti di intimità e di silenzio, momenti di ascolto e momenti di adorazione e di contemplazione di Lui, altrimenti non abbiamo la luce giusta. Noi tutti agiamo, parliamo e pensiamo secondo la luce che abbiamo, secondo i criteri di verità, secondo il modo che abbiamo di vedere le cose. Ecco, può essere tante volte la luce delle cose che dobbiamo fare, la luce di trovare una certa stabilità o comodità, la luce di poter, ecco, portare avanti i nostri impegni, poterci sentire a posto con la nostra coscienza, poter avere le forze necessarie per affrontare la vita, poterci sentire sereni, poter avere serenità con gli altri. Ma il Signore ci chiama ad avere una luce nuova, che è Lui, cioè fare le cose, vivere le nostre scelte alla luce del rapporto con Gesù. Alla luce del fatto che il bene più bello e più importante è la sua presenza, è il sentirci amare da lui e poterlo amare, poter amare lui e poter amare i fratelli, poter considerare ciò che è bello, giusto, prioritario, alla luce del suo Vangelo. Avere questa ricerca di quello che piace a lui e compiacerci a nostra volta delle cose che piacciono al Signore, di quelle che lui ricerca e di cui troviamo traccia nei Vangeli e tante volte nelle ispirazioni che attraverso lo Spirito dona nei nostri cuori, che sia Gesù la nostra luce. Che abbiamo davanti, che essere cristiani, oltre che essere doveroso, giusto e santo, è anche bello. Se non sappiamo renderci conto della bellezza di stare con Lui, poi perdiamo la forza, perdiamo l'energia, perdiamo l'entusiasmo per poterlo seguire. È bello stare con il Signore. A volte apparentemente potrebbe non essere così, perché le nostre orecchie, i nostri occhi sono assuefatti ad altre cose, ad altre realtà. Ma se abbiamo questa pazienza di lasciare che le incrostazioni, ecco, la crosta della nostra quotidianità venga meno, possiamo ritrovare nel profondo del nostro cuore che è bello stare con il Signore. Lui Gesù è il compimento di tutto, è il compimento della legge e dei profeti.
Lui è quello che deve andare incontro alla passione, ma nell'andare incontro alla passione va incontro anche alla risurrezione. Non dobbiamo mai dimenticarci che la sofferenza di Gesù e la croce che lui chiama a prendere e portare insieme con lui ai suoi discepoli, ecco, è una croce ricca di gloria, ricca di luce, ricca di senso. Allora, se è bello l'amore del Signore, se è bello passare del tempo con Lui, se è bello fare delle scelte nella vita alla luce del Suo Vangelo, vale la pena anche ascoltarlo. Vale la pena entrare in piccola parte, in questo mistero del Padre che ama infinitamente il Figlio, nello Spirito Santo. E allora noi possiamo essere presi da timore di fronte a tanta maestà quando siamo in adorazione verso il Signore, quando siamo nel ringraziamento verso di Lui, quando portiamo la nostra vita insieme con Lui, quando scopriamo la forza che Lui ci può dare anche nel momento della croce, possiamo sentirci come sovrastati da questo mistero, ma il Signore ci dice di non avere timore. Alla fine, colui che rimane è Lui. E noi possiamo comprendere la nostra vita e possiamo comprendere i momenti belli che viviamo insieme con il Signore. Li possiamo comprendere appieno solo alla luce del fatto che Lui è risorto, Lui è Signore sulla morte, Lui è colui che vive per sempre e vuole donarci questa vita eterna, e Lui è colui che ci dona una luce anche al di là della morte. Questo dà senso ai momenti belli che possiamo vivere con il Signore, ai momenti in cui possiamo vederlo trasfigurato e diventare anche noi luminosi di questa luce. Noi abbiamo incontrato il Signore, in forza di questa esperienza portiamo il Signore agli altri, in forza di questa esperienza possiamo affrontare le nostre occupazioni quotidiane, avendo tutto un altro modo di affrontare la giornata. Buona giornata a tutti e coraggio, il Signore è vicino, che la luce della trasfigurazione possa essere con voi, oggi e sempre, e farci celebrare questa festa domenica prossima con rinnovato entusiasmo, con dentro la gratitudine di tanta bellezza che ci dona il Signore. A presto!